Il governo riscuote la fiducia sul decreto della pubblica amministrazione, lo stesso che prevede la riduzione della Corte dei Revisori nell'attività di vigilanza sul PNRR e l'estensione del fisco. Sul disposizione, al voto della Camera, aveva deciso per mettere la question of fiducia, approvato oggi con 203 voti a favore, 134 contro e 3 astensioni. L'opposizione promette la battaglia in classe. In effetti, sono stati presentati 149 ordini del giorno per essere esaminati dopo il voto sulla fiducia. L'obiettivo della minoranza è quello di fare ostruzionismo allungando i tempi della discussione. Il dibattito in classe hai preferito nutrire lo spettro del nemico solo per distogliere l'attenzione ai ritardi sull'implementazione del PNRR. Hai usato questo decreto come cavallo da Troia per mettere il bavaglio a coloro che si riferiscono alla responsabilità. Non ti permetteremo di giocare a nascondino con il PNRR. È un bene comune del nostro paese. Il Dem Simona Bonafello disse, annunciando, in classe, il voto contro il Partito Democratico alla fiducia collocata dal governo. Anche gli M5 sono difficili, non possiamo avere fiducia in coloro che pensano che per trattare la febbre la soluzione sia buttare via il termometro. Era un decreto che potrebbe affrontare l'AP, per aiutare i comuni. It è diventato un decreto che serve ad aggiustare i conti tra il ministro Fitto e la Corte dei Revisori e per nascondere i fallimenti del governo, ha detto il vice pentastellato Dario Carotenuto. Alla fine, il gruppo Action Italy Viva ha anche deciso di non votare per la fiducia nonostante Carlo Calanda aveva affermato di essere a favore dell'intervento dell'esecutivo presso la Corte dei Revisori. I centristi hanno effettivamente preferito mettere una questione di questione metodo, cioè contestare il combinato tra l'abuso della diminuzione dell'urgenza e l'uso della fiducia toglie dal Parlamento la possibilità di migliorare e discutere una disposizione normativa che ha un'urgenza, ha detto la classe il vice Valentina Grippo. Questo ci preoccupa. Il governo di Meloni ha il record della legge sui decreti 25.